Salve popolo di YouTube, a gentile richiesta, dopo tanto tempo facciamo una bella trasmissione genuina, ok? Giusto così per rammentarci un pochino e per giocare. In questo caso, comunque, su ruota unica, parliamo sempre di ruota unica. Allora, vediamo un po'. Allora, sulla ruota unica di Napoli abbiamo il numero 36, numero singolo, vabbè, anche singolo andava bene, sulla ruota di Napoli, un solo estratto. Uno soltanto. Poi. Sempre con gli opuscoli, su ruota unica, amici miei. Abbiamo ancora il 19 sulla ruota di Napoli. Segnate perché questa è ruota unica, una sola ruota. Questo è uscito subito fuori. L'opuscolo del lampada su ruota 1 è anche in posizione. Vediamo un po'. È sempre esclusivamente sulla ruota di Napoli, amici miei, numero 55. Queste giocate sono esclusivamente su un'unica ruota, sono estratti, boom! E poi ambo terne ambetto, ma su una sola ruota. È inutile che mi mettete a fare i tre ambi secchi a svilupparli. Si vince sempre lo stesso, non cambia nulla. Perché molte persone li vedono nei tabacchini, perché io giro nei tabacchini, che non so, hanno tre numeri e gli dicono me li svolgete in ambi secchi, pensando che svolgendo in ambi secchi vengono di più. Ma vinci di più, ma quello che spendi è la stessa cosa se tu fai una sola giocata. Se io gioco un ambo su tre ruote, cioè tre ambi su una ruota, spendo 3 euro e quando vinco se esce 2,30. Se io gioco gli stessi tre numeri e punto 3 euro solo ambo, che vinco 2,30. Ma se dovesse uscire eterno, spacco col tre numeri. Quindi molte persone, credetemi, io molte persone mi dispiace pure abbandonare strada facendo, ma per spiegare queste cose che per me sono a livello elementare, però si trova anche difficoltà per spiegarle agli altri, perché poi anche cose semplici molto la matematica proprio gli infastidiscono, la matematica infastidisce. Quindi se io gioco tre ambi su una ruota, spendo 3 euro se gioco solo l'ambo. Se io gioco tutti e tre i numeri su quella sola ruota e punto 3 euro, vinco sempre 230 euro. Però dopo 30 anni di lotto viene una stanchezza e allora dico alle persone, si vanno a guardare la schedina nelle ricevitorie e si mettono un attimo a guardare, a rendersi conto che è così. Quindi è inutile giocare in un modo dove non c'è senso. Quindi attenzione, ricapitoliamo sulla ruota di Napoli, amici miei. Su qua, questo ci siamo. Non tanti meglio di vecchi, perché poi insomma a poco servono, ormai li sanno tutti. Però andiamo a vedere se... Come si può prendere facilmente l'ambo secco? Vi voglio far vedere. Guardate qua. Nazionale, qui abbiamo il 57, lo vedete? Si tolgono gli zerato, 75, 57. Ma se andiamo avanti, troviamo un 10,70 sulla nazionale. Si tolgono gli zerati. L'1 passa davanti a 7, 17,72. Ma cosa ci dà più convinzione di questa giocata? Guardate, sembra uno scherzo, 10,70 il 20 agosto,
10,70 e 22 agosto. E qui abbiamo ancora 17,71. Quindi quando si vuole fare una sola giocata su una sola rute, ma dove capitano queste coincidenze che sono rare, allora si può fare. Poi l'ambuguale. L'ho fatta vedere. Chi c'è il mio puscolo? 37,54. Uno dei due si doveva ripetere. Guardate. E si è ripetuto in lambetto, vedete? Ah, sono cose che le persone non sanno. Abbiamo quattro numeri uguali, c'è cioè due numeri uguali, vanno in ripetizione 37,54. Dopo due colpi, ambe ambetto, 37,55 e 36. Ma queste cose qua che io vi faccio vedere, e l'ho sempre detto, le persone si stanno facendo un bel regalo per il mese di agosto. Stanno tutte elencate qui. E avendo questi opuscoli, la persona saprà sempre cosa mettere in gioco. Specialmente questo che è proprio di una semplicità, nella distanza dice assurda, ma è una cosa veramente bella. Lo spacca Venus. Vabbè, questo non è niente. E tanti altri, vedete? L'ultimo capolavoro, il nuovo metodo delle quartine supreme a distanza 27. Allora, queste cose che andiamo a vedere sul quadro estrazionale, che io vi faccio vedere, sono di una semplicità che anche voi lo potete fare senza nessun problema, anche se non avete metodi, non avete niente, ma basta solo seguire. Vediamo un po'. Ma siamo nell'estrazione del 22 agosto, abbiamo detto. Quindi abbiamo questo 17,71 nazionale. Un consiglio che vi do. Bari nazionale. Che guardate come si beccano con una semplicità gli ambetti. Qui abbiamo un doppio numeretto 58, no? Che verrebbe 58. Qui abbiamo 50-70 che viene 57. Quindi se noi ci viene il capigioco 17 o 71, molto probabile che oltre all'ambo potremo beccare un paio di ambetti. Quindi questi sono i consigli che io vi do, ma ormai, vi ripeto, sono 30 anni. Ma adesso che abbiamo il metodo su una ruota sola, vedrete questi numeri che vi ho dato sulla ruota di Napoli, mano a mano, uno appresso all'altro, o addirittura tutti insieme. Va bene, sortire fuori. A questa sera, da Leone è tutto, ciao!